c'è il fatto che spero, c'è l'amore vero, c'è un cielo che non resterà sempre nero, c'è un mare di mille occasioni, c'è un muro di mani che strappano le nuvole. Così si strappano le nuvole. E si strappano le nuvole. Nuova puntata di Copra e Liora Volley News dopo la sconfitta contro quella che questa sera diventa la capolista, la Lube Banca Marche Macerata, ha espugnato il Palabanca di Piacenza per 3-1, non arriva la quinta vittoria consecutiva per i ragazzi di Luca Monti. Andiamo a vedere ora il resoconto della partita in questo servizio. Nella terza giornata di ritorno Piacenza vuole 3 punti per agganciare Macerata in classifica e può diventare così capolista. Macerata non è della stessa opinione. Vista la sconfitta di Trento grazie a Modena, vuole a tutti i costi anche lei l'intera posta. Piacenza schiera Marra con la maglia di Buffon. Dopo l'incontro tra Simon e il portiere della Juventus, Simon cede la maglia numero 1 di Buffon per il libero Davide Marra. Nel primo set la Copra Elior vuole spellare le mani a tutto il Palabanca, completamente esaurito, e ci riesce grazie ad un ispiratissimo Mr. Fantasy De Cecco, che imbecca Fei e Zlatanov, ma soprattutto Piacenza piazza 5 muri che fermano la rimonta di Macerata, che dal 23 a 17 arriva anche a meno 2. A chiudere il parziale ci pensa sempre lui, Luciano De Cecco. Il secondo set è ancora più spettacolare e vive 2 vite, una più tranquilla fino al 16° punto. Poi una decisione arbitrale contestata da Macerata crea un break di 5-0 a favore dei biancorossi piacentini, che sembrano chiudere il set, complice anche un cartellino giallo alla panchina marchigiana che porta avanti Piacenza 21-18. Poi la ricezione dei padroni di casa si smarrisce e Zaitsev punisce 25-23 a favore dei marchigiani. Nell'ultimo punto Marra si infortuna ed esce dalla gara al suo posto da Telli. Problemi a una gamba anche per Papi, non sarà più della gara. Nel terzo set Piacenza schiera Maruotti al posto di Papi, ma è scioccata dal set perso precedentemente. Non è mai in gara. Sotto 8-3 al primo timeout tecnico subisce anche un passivo pesante e chiude 25-16 a favore della Lube. Monti le prova tutte con Ogruchak e Vettori, ma cambia poco. Nel quarto set ci si aspetta un risveglio da parte della Copra Elior, che purtroppo non arriva. Macerata sembra più lucida, sicura, sbaglia pochissimo in attacco. Piacenza non trova le soluzioni in attacco sufficienti per mettere in difficoltà i ricettori marchigiani, soprattutto con la sua battuta che diventa sempre più debole. A questo punto Macerata sale in cattedra e arriva ad un vantaggio del 17-12 che sembra segnare definitivamente il set. Sul 24-20 un'ultima fiammata grazie alle battute di Simon, ma serve a poco. Zaitsev migliore in campo e a chiudere la partita. Due angeli custodi qui al mio fianco per commentare questa partita, lo conoscete tutti, alla mia sinistra Aldo Binaghi, lo conoscete tutti ma forse lo vedete un po' più invecchiati con qualche capello in meno, Lorenzo Cavallini, 2 stagioni a Piacenza dal 2004 al 2006. Allora Lorenzo Cavallini con la felpa del Correggio Volley, oggi ospite del Palabanca. Beh, oggi è stata una giornata fantastica. Adesso che ho dietro la telecamera le mie ragazze che sghignazzano, insomma, mi pento un po', ma pagheranno per questo. No, ci tenevo a far vedere a loro e a far respirare quella che è la realtà di Piacenza, la realtà dell'alto livello. Abbiamo preso l'occasione con un grande match, con 2 grandissime squadre come Macerata e Piacenza, quindi tutto bene. Tra l'altro abbiamo fatto anche servizio campo, nessuno ha fatto dei grossi danni, quindi è andata bene. È andata bene. Un commento su questa gara tecnico proprio alla gara che hai visto, una partita dai due volti, 2 set, Copra Elior forse meglio, anche se Macerata ha vinto il secondo e poi 2 set dove Macerata ha dettato legge. Hai detto bene, i primi 2 Piacenza ha dominato con un bel servizio, un buon gioco al centro e soprattutto gli schiacciatori che hanno fatto il loro dovere. Vabbè, il secondo set al photo finish si è risolto per Macerata, dopo negli altri 2 set ahimè la battuta è calata molto, molti errori. E soprattutto abbiamo visto una girandola di cambi
in quelli che sono i ruoli chiave, che sono i martelli e l'opposto per Piacenza, che ha provato fino all'ultimo, ma magari anche qualche decisione arbitrale alla fine su un punto un po' contestato a mio avviso, però dopo la superiorità di Macerata è stata, diciamo, predominante. Macerata è capolista oggi con Trento, non so se hai dato un'occhiata al campionato, la ritieni la squadra che ha il potenziale migliore? Ancora Trento oggi ha perso, ma senza Vantoregna ancora un passo avanti. Beh, Macerata ha il merito di essersi rivista dopo i tanti infortuni e l'operazione di mercato, è riuscita a rigirarsi al proprio interno e comunque a trovare un buon livello anche nella finale di Coppa Italia. Dopo i primi due set ha giocato una grande pallavolo e anche oggi l'ha dimostrato, quindi direi che meritatamente è in quella posizione. Trento probabilmente sulla carta è ancora la più forte. Certo è che se Macerata ha tutti questi cambi poi con rientro di Savani sarà da vedere alla fine. Hai visto dei centrali discreti, tu sei stato un altissimo e bravissimo centrale, Simon Holt, Podraskanin, Pajenka, insomma quattro centrali di valore mondiale, un tuo parere? Beh, hai già detto tutto, ne discutevo anche prima in sala hospitality. La Copra penso che non abbia mai avuto dei centrali così forti come anche Macerata, un parco dopo centrale. Cavallini. Dopo Cavallini l'ho specificato ovviamente, anche se sono stati poco usati in generale. Macerata verso la fine ha giocato un po' più al centro, Piacenza un po' si è persa e ha pagato sicuramente anche quello. Dopo, non so quali erano le direttive tecniche e tattiche che delle volte insomma, influenzano anche questo tipo di scelta da parte del palleggiatore. Aldo, diceva Lorenzo Cavallini, forse Piacenza non ha sfruttato al meglio i suoi centrali, soprattutto in attacco, questo è stato un problema, ma quali, secondo tuo avviso, i problemi della Coppa Lior questa sera? È vero che abbiamo usato poco i centrali in attacco, però è anche vero che specialmente con Simon davanti noi schiacciamo quasi sempre in zona 4, in zona 2 col muro 1, perché il centrale avversario cura molto Simon a muro. Per quanto riguarda i problemi, a parte i primi due set che abbiamo giocato a mio avviso molto bene, giocando bene in tutto, negli altri siamo calati in tutti i fondamentali, siamo calati molto in battuta, come ha detto Lorenzo, secondo me siamo calati anche parecchio in ricezione, per cui abbiamo dovuto giocare abbastanza scontato. Abbiamo poi fatto fatica in attacco nel cambio palla, con la battuta di Travisa ci ha messo molto in difficoltà, batteva sempre da uno in uno, e non siamo mai riusciti a trovare la contromossa. È una serata per metà positiva perché abbiamo visto nei primi due set che possiamo giocarcela tranquillamente con tutti. Abbiamo pagato molto nel terzo, probabilmente anche il fatto di essere della delusione di aver perso il secondo quando eravamo avanti di tre punti. Certamente Macerata e Trento secondo me sono ancora comunque un gradino superiore a noi. C'è un virus a questo punto che si annida nella Coppa Lior dopo due set buoni, un blackout oppure anche l'infortunio di Marra, l'infortunio di Papi ha segnato il terzo e quarto set? Beh, certamente non hanno dato una mano, soprattutto l'infortunio di Davide. Il ruolo del libero è un ruolo molto particolare, a mio avviso molto importante con la pallavolo moderna, e i problemi ci ha creati non per il fatto che la Telli non sia stato all'altezza, ma per il fatto che l'abitudine e l'allenamento vero la squadra lo fa con Marra, per cui cambiare in questo ruolo è sicuramente un danno non facile da rimarginare. Ti chiedo un giudizio se secondo te Monti ha fatto i cambi che doveva fare nel momento oppure non ti hanno convinto fino in fondo le sue scelte? No, direi che i cambi sono andati bene, col senno di poi forse visto l'esito che ha dato Vettori con una serie di punti non indifferente, penso che abbia tirato fuori una palla e il resto ha sempre fatto punto, forse si poteva fare un po' prima. E per gli altri direi proprio che la squadra ha giocato, purtroppo ha pagato perché sono calati tutti, non è che ci sia stato un calo particolare nel dire cambi questo giocatore e la squadra cambia ritmo, direi proprio che siamo calati in tutti i fondamentali e in tutti i giocatori. Una ultima domanda ad entrambi, intanto che Cavallini si aggira per il Palabanca a salutare tutti i suoi amici. Devo assolutamente far fare gli autografi alle mie ragazze, sennò mi linciano, quindi mi devi... Allora, ti lascio andare, ti chiedo solo il migliore di questa sera per te.
Ma penso che Zlatan sia sempre concreto e utilissimo per Piacenza e mi è piaciuto molto Travizza per Macerata. Allora, lasciamo andare Cavallini e i suoi autografi. Ciao. Aldo, invece per te il migliore di questa sera? Secondo me Zaitsev alla grande, perché ci ha messo veramente in difficoltà sia in battuta che in attacco. Dalla nostra direi che nei primi due set tutti giocato bene, negli ultimi due direi solo Vettori forse, per il resto siamo calati veramente abbastanza come squadra. La speranza è che ci si possa riprendere la Svezia, perché ci aspetta un calendario non facile, perché abbiamo la trasferta di Vibo, poi andremo a Modena contro le squadre che ci stanno seguendo a ruota in classifica, quindi rischiamo di essere sorpassate. Dobbiamo riprenderci, le possibilità le abbiamo tutte, c'è da lavorare. Allora, intanto ti faccio i complimenti, perché nei tuoi pronostici della Coppa Italia hai azzeccato tutti i risultati tranne uno, quello di Piacenza, quindi non ti chiederemo più pronostici sulla Coppa Italia ma sulle altre squadre, perché lì sei stato molto bravo, hai indovinato tutti i risultati. Beh, diciamo che gli altri erano abbastanza facili, io speravo che fosse semplice anche quello nostro, in effetti siamo arrivati a un passo dal battere Modena e andare a Milano, quello diciamo che è stata una sconfitta pesante per la squadra, per l'ambiente, per la società, per i tifosi, per tutti, perché era un traguardo che ci sembrava già raggiunto ed era un traguardo molto importante arrivare a giocare ad Assago. Purtroppo è andata male, speriamo di poterci rifare un altro anno. Un'ultima battuta, Zlatanov in premessa ha detto: se vinciamo con Macerata 3-0 non succede niente, se perdiamo 3-0 non facciamo drammi. Davvero questa sconfitta non scalfirà lo spogliatoio della Coppa del Riolo? Ma io spero proprio di no, anche perché abbiamo dimostrato nei primi due set specialmente di potercela giocare tranquillamente con Macerata. Abbiamo avuto un grosso calo nel terzo, nel quarto siamo andati a mio avviso a sprazzi, però siamo rimasti quasi sempre attaccati fino alla fine. Certamente non c'era da gioire troppo in caso di vittoria, non c'è da fasciarsi la testa troppo nel caso della sconfitta. Le possibilità per recuperare in classifica ci sono tutte, però dobbiamo assolutamente non mollare, perché ripeto, ci aspetta una trasferta molto molto difficile sul campo di Vibo. Allora, questa sera abbiamo sfruttato anche un'inviata speciale, la nostra amica Paola, inviata dall'Argentina, che ha fatto un'intervista veramente speciale a Simone, che nella scorsa settimana è andato a trovare niente po' di meno che Gianluigi Buffon. Hanno scambiato le magliette e questa sera, come i tifosi biancorossi che sono venuti qui al Palabanca, tantissimi, tutto esaurito questa sera, che non si vedeva veramente da tantissimo tempo, hanno visto la maglia di Buffon sulle spalle di Davide Marra, la speranza che lui diventasse veramente, parasse qualsiasi pallone. È stato molto bravo finché l'infortunio non l'ha fermato. Sentiamo il servizio della nostra amica Paola. Siamo nel Palavanca dopo la partita contro Macerata con un protagonista della partita e non solo di quello, perché mercoledì scorso è successa una cosa molto speciale, per cui oggi il libero Davide ha giocato con una maglia speciale. Raccontaci un po' che cosa è successo un mercoledì, così tutti lo sappiamo. Prima di tutto è che mai in mia vita aveva la possibilità di vedere a un calciatore famoso come Buffon in vivo. Penso che questa è una sensazione un po' buona, perché non tutti ce l'hanno la possibilità, penso, di fare questa roba. Penso che questo ha fatto bello per me, perché semplicemente quando l'ho parlato alla mamma che andava là a vedere a Buffon, la mamma mi ha detto: questo è fantasista. Ho detto: mamma, è vero, però siamo qua, sono bravo e allora penso che la squadra stiamo andando bene, e penso che più avanti penso che si può conoscere a tutti gli altri famosi del calcio che siano sportivi uguali, siano bravi persone come noi. Allora, è successo che sei andato a vedere Juve Milan a Torino, hai avuto un incontro con Gigi e ti ha dato questo, sì. La maglietta di la sua. E per quello oggi hai fatto giocare a Davide con questa maglia. Che significa per te questo e perché la Juve? Questo l'ho fatto un'idea del presidente, questo non è un'idea mia. Questo è arrivato qua, il presidente mi ha visto la maglietta e
lui ha detto perché non lasciamo giocare a Davide con la maglietta. Io ho detto boh, non impedisco niente, semplicemente giochiamo la stessa pallavolo con una maglietta di un calciatore che è famoso e penso che questo è un orgoglio per lui, mi sembra, perché lui anche ha portato la sua maglietta qua al palazzetto da noi e la Juve mi piace perché semplicemente ce l'hanno giocatori che giocano bene al calcio e che giocano come squadra. Buffon mi piace per come porta la sua roba, come porta la sua energia allo giocatore, come capitano, come tutto. Penso che questo è un buon esempio per tutti e per questo mi piace la Juventus anche da tantissimo tempo. Penso che la Juventus è una squadra bella, come lo sono tante squadre in il mondo. Penso che adesso sono qua in Italia, mi piace la Juventus perché loro sono fantastici anche. Mm-hmm. E perché la maglia, perché se l'hanno tanta prima questo qua dice che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E sì, adesso abbiamo perso noi, però penso che sempre si prova a vincere, non si prova mai a perdere, perché perdere non è giusto, non si sente bene quando tu perdi. Magari c'era un sorriso in la faccia, però non si sente bene per dentro. Siamo con Luca Monti al termine di una sconfitta, una Coppa Lior che per 2-7 è sembrata molto buona, poi è cambiato qualcosa. Beh, prima di tutto, come avete visto, è cambiata la formazione. Abbiamo cominciato molto bene e poi improvvisamente alla fine del secondo set abbiamo perso inopinatamente due giocatori. Purtroppo Per motivi fisici, per infortunio direi. Poi il discorso di Samuele è un discorso che io non conoscevo, quindi a lui era già due giorni che aveva faticato a una gamba, onestamente io non sapevo nulla e alla fine del secondo set lui mi ha detto che non era più nelle condizioni di giocare. Invece l'infortunio di Marra è stata su questa botta che ha preso alla rotula, onestamente adesso non sappiamo quantificare l'entità dell'infortunio, però sicuramente abbiamo perso il libero in quell'azione finale del secondo set. Per 2-7 Piacenza è sembrata essere assolutamente all'altezza, anche meglio in alcune situazioni di quella che questa sera diventerà capolista. Sì, io sono assolutamente convinto che noi abbiamo giocato una buona partita, poi è chiaro che non è facile perdere due giocatori e ricominciare a giocare come se niente fosse, questo l'abbiamo accusato un po' di più dal punto di vista psicologico. E poi io ho scelto di far giocare la squadra che probabilmente anche dal punto di vista della grinta, della voglia di riuscire a fare il risultato, mi sembrava più motivata. Come hai impostato i primi due set che sono parsi appunto molto buoni per mettere in difficoltà questa Macerata? Beh, siamo riusciti sicuramente a mettere in difficoltà la ricezione, abbiamo staccato la palla dalla rete, abbiamo murato secondo me anche molto bene, abbiamo limitato i loro attaccanti e di conseguenza siamo riusciti a giocare la partita. Abbiamo visto dopo che andando un po' meno bene col servizio, la palla sempre in mano a Dragan, alla fine la partita era diventata molto più difficile e a muro cominciavamo a inseguire la palla. Adesso Piacenza comincia a girare un po' l'Europa in lungo e in largo. Adesso abbiamo una partita importante, intanto c'è da capire come saremo messi in questa trasferta, perché da quel che ho capito sicuramente Samuele è affaticato in questa gamba, quindi avevamo bisogno di fare qualche esame per vedere cosa che ha. Davide Marra mi sembra che sia, anche perché non è uno che finge assolutamente niente, è uno che tiene sempre duro, stringi i denti, l'ho visto veramente soffrire, quindi probabilmente l'infortunio c'è ed è abbastanza importante. Vedremo come riusciremo a mettere in campo la squadra, ma sicuramente cercheremo di fare il massimo per portare a casa la partita a Gabrovo, direttamente a Gabrovo. Abbiamo incontrato due tifosi non casuali, perché sono un po' più di tifosi, sono amici veri e sponsor della Coppa Lior. Alla mia destra Beppe Cavalli di Colorificio Saiani, alla mia sinistra Gaetano Campolonghi di IMAC. Cominciamo con Gaetano Campolonghi, amico della Coppa Lior da tanti anni, sponsor da tantissimi anni e a questo punto grande tifoso. Sì, scusi. Allora, indubbiamente la pallavolo è lo sport che più mi aggrada, mi piace. Certo che partite come quella di oggi, insomma, mi fanno togliere l'entusiasmo, mi fanno così deludere, mi deludono molto.
Io non vorrei mai vedere una Coppa Elio come questa sera. Spero solo che ci possano essere dei grossi miglioramenti, perché la squadra secondo me c'è e dovrebbe dimostrarlo. Gaetano, davvero tifoso questa sera, è molto deluso, ma la Coppa Elio per 2-7 ha giocato una buona pallavolo, poi gli infortuni di Marra e Papi forse hanno scombussolato un po' il tutto. Sì, effettivamente ci hanno penalizzato un po'. Abbiamo fatto un primo set a un ottimo livello, loro hanno giocato discretamente. Il secondo con un pizzico di fortuna in più, però è mancata quella lucidità nei momenti importanti. Dopodiché la partita è andata sui binari, che mancandoci quella voglia, quella grinta, quel pizzico di cattiveria in più, che effettivamente dovrebbe essere l'arma vincente per diventare una delle grandi squadre di questo campionato, purtroppo ci sta mancando e ci penalizza. Ci vorrebbe un po' più di cattiveria che abbiamo notato nel Modena, che ci ha battuto in Coppa Italia, vincevamo 2-0, Lorenzetti ha trasmesso una cattiveria che in quel momento ha ribaltato la partita. Ci vorrebbe anche per noi, andiamo avanti, teniamo duro e comunque siamo sempre tra le prime quattro squadre in Italia. E no, diceva Gaetano, siamo comunque al terzo posto in classifica e comunque siamo a pochi punti dalla vetta. Trento oggi ha perso da Modena, quindi insomma forse siamo un po' abituati un po' bene, si può dire anche. Ma io ho visto quest'anno che insomma tutte le partite con le squadre più forti le abbiamo perse. E poi le abbiamo perse, vediamo anche con Modena, no? Cioè, dopo aver vinto il primo set, addirittura il secondo, e poi cos'è successo? Che ci siamo squagliati come la neve al sole. Perché? Io non riesco a capirlo il perché. Se qualcuno mi vuole illuminare sarei molto felice. Beppe, prova a illuminare Gaetano, cosa manca a livello psicologico a questa squadra? Solo la cattiveria oppure le altre due a questo punto, cioè Trento e Macerata, sono un po' più forti? Ma indubbiamente il potenziale qualitativo di queste due squadre è poco più superiore del nostro. Noi ci siamo anche come personaggi, come a livello tecnico noi abbiamo veramente un'ottima squadra. Probabilmente dobbiamo credere un attimino più in noi stessi, dobbiamo credere nei nostri mezzi e, ribadisco, dobbiamo tirar fuori quella grinta e quella cattiveria che ci manca, perché noi siamo al pari di queste squadre, ci manca un pizzico. Non dimentichiamo che quando abbiamo vinto lo scudetto eravamo quinti in classifica e comunque poi abbiamo tirato fuori, abbiamo sciorinato di quelle prestazioni veramente a un certo livello. Secondo me quest'anno comunque il buon Molinaroli, crisi economica, situazione congiunturale economica, ha comunque estratto dal cilindro veramente un'ottima squadra. Dobbiamo credere in noi stessi e comunque anche stasera Piacenza ha avuto veramente un ottimo pubblico, perché c'era tutto esaurito e sono veramente contento. Allora adesso registriamo e portiamo anche a Luca Monti e alla squadra l'opinione di due tifosi e sponsor, perché qui insomma un piccolo cambio di registro ci vuole, partendo comunque da una terza posizione che non è male. È ormai archiviata già la sconfitta della Coppa Elior, il campo del Palabanca si sta trasformando per la partita della Rebecchi e già la testa deve volare veloce, deve volare in Bulgaria a Gabrovo, una trasferta difficile sia per la gara, che non si sa contro quale squadra si giocherà per i pochi video a disposizione, ma soprattutto per la trasferta. Pensate, adesso una trasferta in Bulgaria, poi il ritorno, immediatamente una nuova trasferta, perché fra 8 giorni si gioca a Vibo Valentia. Quindi un vero tour de force in questo gennaio della Coppa Elior, che inizia con una vittoria e poi questa sconfitta abbastanza pesante contro Macerata dopo aver giocato 2 set molto buoni. Da lì la Coppa Elior deve ripartire per sperare di poter vincere soprattutto in Bulgaria, ricordandoci che la Challenge Cup è diventata un obiettivo importantissimo per Piacenza dopo l'eliminazione di Coppa Italia. È veramente tutto per questa sera, vi rinnovo l'appuntamento per Coppa Elior Volley News a lunedì prossimo, sempre alle 20:30, sempre su Telelibertà.
c'è il fatto che spero, c'è l'amore vero, c'è un cielo che non resterà sempre nero, c'è un mare di mille occasioni, c'è un muro di mani che strappano le nuvole. Così si strappano le nuvole.